io ho vissuto così, non ero mai stato in maggioranza, per me è epocale creare un... avevamo subito la brutta sconfitta, perché moralmente avevamo vinto, sempre quelle elezioni precedenti, moralmente l'abbiamo vinta, ma dignitosamente ci siamo fatti ancora 5 anni di opposizione, perché aspettavamo giustamente il nostro momento per poter dire la nostra, per poter essere alternativa di governo ad una sinistra, così come deve essere, così come io sono stato preparato, così come io intendo la politica. Ad una volta che si è formata finalmente una coalizione di centrodestra forte nel nome del sindaco Garagliano, di cui abbiamo sposato tutti con grande entusiasmo e anche con grande responsabilità, il programma di coalizione di centrodestra, che noi abbiamo cercato di portare avanti con mille problemi, con tutti i problemi che abbiamo ultimamente. Ci sono stati, secondo me, a mio avviso, ma ripeto, spero che non sia solo una mia considerazione, ma una considerazione che possa essere condivisa non solo all'interno della maggioranza, ma anche all'esterno della maggioranza. Sono state forse per problemi intrisi ad una mera considerazione numerica in consiglio comunale, delle derive verso una situazione non prettamente centrodestra, io considero non più centrodestra, di cui io non riesco ad avere dei punti di vista. Non riesco ad avere dei punti di vista perché ovviamente non mi riconosco nessuno, per esempio, degli assessori della Giunta, ma giustamente non mi ci posso riconoscere. E ho iniziato questo percorso da solo, che mi ha portato oggi a riflettere e a pormi criticamente all'interno del Consiglio Comunale per cercare, in un momento migliore, di portare avanti quelle che sono le mie idee. Le idee che spero siano ancora quelle di un'amministrazione che voglia dire la propria, che voglia dire la propria, il proprio modo, che voglia esprimere il proprio modo di essere il governo, di essere un governo alternativo a quello che è la sinistra storica di questo paese, ma che deve avere il coraggio di incidere con delle cose, delle idee che devono essere certamente del nostro mondo. Possiamo sbagliare oppure essere indovinati, andare verso migliorie del nostro paese, però in un confronto dialetticamente onesto e coerente con quello che è il centro-sinistra storico di questa città. Quindi per questo che io da parte mia proclamo di voler formare un movimento. Sapete che io sono consigliere di Forza Italia, perché siamo entrati in questo nuovo calderone del centro-destra italiano di Forza Italia, e quindi io mi esprimo come voglio creare un movimento che si chiami, appunto, che sarà nominato Forza di Posto, e che sia una forza critica di centrodestra, critica che cercherà, se ci sarà data la possibilità o se non ci sarà data la possibilità per le bene, comunque di portare avanti quello che è il programma storico che dovremmo portare avanti, e che valuterà di volta in volta quello che è effettivamente il programma, il nuovo programma, se ci sarà, se non ci sarà, si cercherà di portare avanti. Per quanto mi riguarda, quella è una cosa mia personale, un programma serio, perché dobbiamo